prima baretta a uscire dalla chiesa è questa dell'ultima cena, che è la più grande ma non la più pesante. Sì, in realtà la baretta ha i personaggi tutti in carta vesta, però è la più ingombrante rispetto alla sede stradale. Un particolare che magari in processione non si vede, perché è portata, come sapete benissimo, a spalla, è il Giuda. Il Giuda l'artista l'ha rappresentato con un movimento di fuga, ed è quest'uomo col volto più scuro, ma il particolare più è il sacchetto che c'ha nelle mani, che rappresenta i 30 denari che ha preso per vendersi e tradire Gesù. Mentre la baretta più pesante è questa, Gesù nell'orto degli ulivi. Nell'orto degli ulivi è il dettaglio, il particolare, oltre ai 3 discepoli scelti da Gesù per vegliare ma si addormentarono, quindi Giovanni, Giacomo e Pietro, e proprio qua in basso la spada che tiene Pietro, che poi userà contro il volere di Gesù per tagliare un orecchio a un uomo del Tempio. Queste invece sono due barette in cartapesta. Sono due barette sicuramente di manifattura, le più antiche delle 11 barette di Messina, e rappresentano Gesù alla colonna che viene flagellato e Gesù Ecceomo. Queste qualcuno storico ha detto addirittura che sono fine Settecento siciliano. E poi la prima amica di Gesù che entra in questa processione. In questa processione entra sulla quinta baretta, dove inizia la Via Crucis di Gesù. Perché Crucis? Perché gli viene messa addosso la croce. Si chiama Veronica e si avvicina al suo amico Gesù per asciugargli con un fazzoletto il sangue, e rimarrà l'immagine impressa in questo fazzoletto. Su questa baretta, la sesta, c'è un dettaglio da notare. Le parti esposte di Nostro Signore, quindi le mani, il volto e i piedi, ok? Perché in realtà la maggior parte del corpo è fatto di una tecnica di cartapesta che si usava allora, ma il dettaglio particolare è stato utilizzato un piede di Gesù, che però è il buco nel centro, quindi un foro dato dal chiodo. Evidentemente questo piede era invece della statua del crocifisso. E la settima baretta, che è il Cireneo, praticamente i romani durante la Via Crucis notarono quest'uomo Simone di Cirene che guardava il sacrificio di Nostro Signore, e lo invitarono, dice: se sei veramente il suo amico, perché non lo aiuta? E Simone si mise dietro. Il Cireneo, come la Veronica, l'Orto e la Dolorata, sono di manifattura di artigiani di arte sacra di Ortisei, vicino Bolzano, e quindi è tutto legno massiccio. Sono quelle che richiedono più sacrificio e anche più portatori? Più uomini, sì, più sacrificio, perché sono veramente pesanti e ci vogliono almeno 30 uomini, tranne la Dolorata che ne ha 10. Andiamo all'ottava baretta. L'ottava baretta è quella di Nostro Signore già crocifisso. La Dolorata è una baretta che è stata anche restaurata di recente, l'anno scorso. Restaurata perché intanto era una di quelle anticamente che non se ne trovava traccia, quindi la famiglia Velardo ha praticamente il nonno del battitore attuale, che è il confrate Salvatore, commissionò questa statua proprio nuova, sempre a Ortisei, intorno al 1950. Storico battitore e custode della baretta della Dolorata, da quanti anni? Allora, diciamo dal 59 mio nonno l'ha donata alla città, quindi dopo mio nonno mio papà, e ormai da circa 20 anni la batto da solo. Quella di ogni baretta è la storia di una famiglia che ce l'ha in custodia, come funziona? Solitamente si tramanda da padre in figlio, è così la tradizione che vuole, quindi intanto che si può andare avanti così si continua. Abbiamo questo privilegio di custodirle, siamo veramente orgogliosi.
Ad esempio questa l'anno scorso è stata un po' ripristinata. Per 2 anni ha mantenuto un mantello addosso che gli hanno regato alcuni danni al legno e quindi abbiamo dovuto ripristinarla in toto. Questa baretta, quella dell'Addolorata, storicamente durante la processione è seguita da molte donne. Sì, perché praticamente le donne non fanno altro che rappresentarsi in questa addolorata piangente visto la morte del figlio. Questa è la baretta della deposizione, è una baretta che da 3 generazioni è affidata alla famiglia Ripinto. L'artista ha fatto anche di questa una copia molto più piccola che si trova nella cappella dell'ospedale Piemonte. È una delle poche barette che, dove le due Madonne, la Madonna e Maria di Magdala, sono vestite. Il nostro portatore Orazio va a cercare questa pianta di origine nordafricana e raccoglie i rami che poi intreccia lui. Particolare che ha uno stelo piccolo ma gli aculi molto lunghi. E poi la conclusione della processione. Gesù, come sapete bene, dopo la Veronica e il Cireneo, intervenne nella Via Crucis Giuseppe di Arimatea, un ricco commerciante che andò da Pilato a chiedere il corpo di Gesù per poi coprirlo con la Sacra Sindone, che abbiamo una riproduzione sull'altare, avvolgerlo là e portarlo in un sepolcro di roccia dove se l'era preparato per sé Giuseppe, e quindi venne deposto lì. Questa Messina è rappresentata da questo grande baldacchino dorato nel momento clou della processione.